everyone, welcome back to Levent School. This is Alex with you today, and we're doing lesson three. The course is intermediate course, B1. Allora, la volta scorsa, nella lezione numero 2, vi ho spiegato come si fa a parlare di un'azione abituale nel passato. Per esempio, I used to live in Spain. Io abitavo in Spagna. My wife didn't used to go to the gym, but now she goes every day. Mia moglie non andava in palestra, però adesso ci va tutti i giorni. Ecco, quindi abbiamo capito come si fa a raccontare di un'azione abituale nel passato, ma che adesso non succede più. Oggi invece, per contro, voglio proprio spiegarvi come si fa a raccontare a qualcuno le proprie abitudini, o meglio, cerchiamo di capire come si traduce in inglese l'espressione italiana sono abituato a fare qualcosa. Sono abituato a fare qualcosa. Ecco, sono abituato a fare qualcosa si traduce con un'espressione che è simile. Non cadete nel tranello di pensare che siano la stessa cosa. È un'espressione simile a quella che abbiamo visto l'altra volta, perché c'è una parolina in comune, used. La differenza è che stavolta dobbiamo utilizzare il verbo essere, to be used to doing something. Un'espressione un po' particolare. Adesso la vediamo un attimo declinata, coniugata in qualche esempio pratico, così da capirla meglio. Diciamo che le cose da tenere a mente questa volta sono più di una. Innanzitutto il fatto che prima di used questa volta c'è il verbo essere, e poi che dopo l'infinito la preposizione to, che normalmente è quella che precede l'infinito, questa volta abbiamo una forma ing, che è una cosa che in inglese accade molto raramente. Quindi cercate di tenere a mente questi due elementi che stanno a sinistra e a destra di used, ok? Vediamo un paio di esempi. Allora, I am used to heavy workload. Ok. I am, vedete, verbo essere, I am used to heavy workload. In questo caso non ho messo un verbo, ma lo vedremo tra poco. Allora, io sono abituato a pesanti carichi di lavoro, quindi sono abituato a lavorare tanto, in un certo senso. I am used to heavy, pesante, workload, carico di lavoro, workload. I'm used to heavy workload, ok? Facciamo un altro esempio sempre affermativo, questa volta con un verbo. Tipo, vogliamo magari raccontare che noi siamo abituati a viaggiare spesso per lavoro. I am used to. In questo caso sono abituato a fare qualcosa, dovremmo metterci il verbo con la forma ing. I'm used to traveling a lot on business. Per lavoro, on business. I'm used to traveling a lot on business. Sono abituato, sono solito viaggiare spesso per lavoro. I'm used to traveling a lot on business. Vediamo una forma negativa. Chiaramente per fare la forma negativa basterà fare la forma negativa di to be, quindi niente di più facile. Se la forma affermativa è I am, la forma negativa sarà I am not. Quindi I'm not used to traffic
Per esempio, una persona che si sposta da una piccola città a una grande città dice: "Well, I like London, but I'm not used to traffic, it's driving me crazy. I'm not used to traffic, non sono abituato al traffico, mi sta mandando fuori di testa, it's driving me crazy. I'm not used to traffic." Vediamo sempre la forma estesa, quindi non sono abituato a fare qualcosa, per esempio, non sono abituato a bere. I'm not used to drinking. Non sono abituato, in questo caso chiaramente si intende alcolici. I'm not used to drinking. Ecco, vedete che torna la forma ing di cui parlavamo prima. Traveling, drinking. Ok, si può anche utilizzare per una domanda, per esempio in un colloquio di lavoro posso chiedere a una persona: lei è abituato ad avere a che fare con clienti internazionali? Posso chiedere: are you? Chiaramente l'abbiamo già detto nei corsi precedenti, la forma di cortesia il lei non esiste in inglese, quindi userò sempre you. Are you used to dealing with international clients? Are you used to dealing with international clients? Quindi lei è abituato, tu sei abituato a trattare, avere a che fare con, si dice deal with, to dealing with international clients, ok? Ovviamente questa struttura si può anche, utilizzare al tempo passato, per esempio I wasn't used to sharing a flat, but now I like it. Ok, quindi non ero abituato a condividere un appartamento. I wasn't used to sharing a flat, but now I like it. Ok, ma adesso mi piace, quindi posso utilizzare sono abituato anche al passato, quindi ero abituato, non ero abituato in questo senso. Lasciamo per un attimo questa struttura per vederne una molto 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 simile e impariamo a tradurre anche abituarsi a fare qualcosa, quindi non essere abituato, ma impariamo a descrivere come si fa abituarsi, quindi il verbo che trasmette il senso di cambiamento, dal non essere abituato a fare qualcosa all'abituarsi a farlo. Allora, per tradurre abituarsi a fare qualcosa, quindi non essere abituato ma abituarsi a fare qualcosa, in inglese si dice to get used to doing something. Ok, to get used to doing something. Molto simile a quella precedente, solo che al posto di to be c'è to get, il resto è uguale. La differenza è che to be è sono abituato e to get è abituarsi. Spesso si usa nelle forme progressive o anche nelle forme passate. Vediamo un paio di esempi. Se io voglio dire mi sto abituando
a lavorare fino a tardi, per esempio. Mi sto abituando chiaramente a un present continuous, a un'azione temporanea. I am getting used to working late. I am getting used to working late. Ovviamente quello che vi ho messo qui, to get used to, è solo l'infinito. Per poterlo utilizzare correttamente dovete coniugarlo a seconda del tempo giusto. Mi sto abituando quando, in questo momento, quindi utilizzo il present continuous, I'm getting used to working late. E poi utilizzo ling perché ci va come da struttura, to working late. Una forma negativa potrebbe essere: non mi sono ancora abituato al mio nuovo capo. In questo caso, non mi sono ancora abituato, è un passato, è un present perfect. Quindi faccio il present perfect di get. I haven't got used to my new boss yet. Okay? I haven't got used to my boss yet. E se le coniugazioni present continuous e present perfect che ho appena fatto sulla lavagna sono difficili per voi, vuol dire che forse non siete pronti a questo livello e andate a rivedervi i livelli precedenti, perché trattiamo le coniugazioni in modo profondo e quindi magari vi può aiutare a seguire questo corso meglio. Insomma, l'avevo già detto nel video di introduzione, questo è un livello intermedio, quindi daremo per scontate alcune cose, è ovvio, altrimenti non si può andare avanti. Quindi se vi sentite un po' in affanno, andate a recuperare i video, i corsi precedenti li trovate sulla nostra piattaforma nella forma completa. Altro esempio, magari un esempio futuro. Sono sicuro che ti abituerai a vivere in campagna. In questo caso facciamo un esempio futuro. I'm sure you'll... Facciamo un futuro semplice con will. I'm sure you'll get used to living in the country. I'm sure you get used to living in the country. Ok, allora cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato a costruire due piccole strutture che ruotano intorno a used, come nella lezione precedente, solo che oggi abbiamo imparato che si può tradurre essere abituato a fare qualcosa per parlare di un'abitudine presente, e lo si fa con to be. Used to più ing, occhio a questa ing qua perché è maledetta e tantissimi miei studenti se la dimenticano. Non si può farne a meno, però, per correttezza grammaticale. Quindi, se fate questa forma con l'infinito, sarà sbagliata. È chiaro che vi capiscono, però, anche se io vado al supermercato e dico fame, pera, mi capiscono, però, non sto parlando bene. La seconda struttura che abbiamo visto è abituarsi, quindi quando io voglio raccontare che piano piano c'è un percorso di familiarizzazione con qualcosa, mi sto abituando, si usa get, to get used to doing something. Per esempio, you are getting used to listening to me, vi state abituando a sentirmi, ad ascoltarmi, ok? Come sempre, sulla piattaforma leventenglish.com trovate le spiegazioni con una tabella riassuntiva e gli esercizi di progresso. Quindi, per passare alla lezione successiva, dovrete essere in grado di rispondere correttamente alle domande che trovate sulla piattaforma. Ok? Allora, è tutto. Come sempre, scriveteci con il canale diretto YouTube per gli iscritti alla piattaforma. Se siete iscritti solo al nostro canale YouTube, non potete utilizzare il nostro canale diretto. A presto da Alex, bye bye, see you soon.